Ciao, in questo video voglio spiegarti come i tuoi pensieri creano il tuo futuro. Il pensiero è un po' l'anello di congiunzione tra il presente e il futuro. E il problema è che spesso i pensieri sono frutto del passato, perché ciò che noi pensiamo intensamente va a determinare la realtà che andremo a sperimentare nel nostro futuro. Tra le tante realtà possibili, andremo a sperimentare la realtà che pensiamo intensamente. Il problema è che spesso questi pensieri sono frutto, sono un retaggio di sofferenze vissute nel passato, di cicatrici del passato. E allora andremo a programmare negativamente la realtà che sperimenteremo nel futuro. E quindi dobbiamo imparare a scollegare i pensieri dal passato. Dobbiamo renderci conto che le cicatrici che abbiamo vissuto nel passato possono sì indicarci dove siamo stati, ma non devono sicuramente indicarci dove andremo. Per cui dobbiamo fare pulizia di tutti i pensieri negativi, nefasti, legati a situazioni passate e concentrarci su ciò che vogliamo ottenere. Non dobbiamo concentrarci sulle paure, dobbiamo concentrarci sull'obiettivo, sulle soluzioni e non sui problemi. Riuscendo a fare questo, iniziando piano piano ad avere la padronanza vera dei propri pensieri, iniziando a gestire quello che è il nostro dialogo interiore, e non far sì che sia il dialogo interiore a gestire noi, riusciremo a creare il futuro che vogliamo sperimentare, a co-creare, perché in realtà questo futuro esiste già. Dobbiamo soltanto avere la voglia profonda di sperimentarlo attraverso i pensieri che riusciamo a produrre. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!